Fabrizio Cattani, autore e regista di Maternity Blues, il film menzione speciale che stasera troverà la proiezione al Filangieri a Napoli. Due parole con Maurizio, l'autore, in modo tale che ci faccia l'anteprima alla proiezione del film. Sì, dunque questa è un'anteprima dopo Venezia, perché il film è stato proiettato in concorso contro la Compagnia Italiana Venezia, dove è andato molto bene, e sono felice che la seconda proiezione avvenga a Napoli, perché è una città a cui tengo particolarmente e spero che possa piacere. Il tema è molto delicato perché riguarda le madri infanticide, le madri assassine. Però ho cercato di essere il più delicato possibile, nonostante appunto questo atroce delitto che una madre può arrivare a commettere. Sono quattro prove d'attrici straordinarie, che sono Andrea Oswald, Monica Barladeano, Chiara Martegiani e Mariana Pennafina, con anche l'interpretazione di Daniele Pecci, che fa il marito di una di queste madri, e spero possa piacere, e uscirà ad aprile 2012 con Fandango. Grazie. La nona edizione del premio Lina Mangiacapre, che si tiene per la seconda volta solo a Napoli. Ricordiamo che il 22 ottobre dello scorso anno abbiamo per la prima volta presentato il premio a Napoli, qui proprio in questa sede, e cerchiamo di mantenere appunto questa sede anche nei tempi a venire, negli anni futuri, per dedicare un premio che era già comunque un premio solido, costituito, e che si dava a Venezia. A Venezia nell'ambito delle manifestazioni del cinema internazionale, sapete. Quindi la seconda edizione a Napoli, la nona riferita agli anni in cui è viva il premio, ed è vissuto anche prima, quando Lina era ancora tra noi. Io cerco di non parlare di nuovo di Lina, perché altrimenti mi emoziono, perché sono stata una sua amica e anche una rispettosa critica positiva di tutto il suo pezzo. Ed ancora una volta l'aspetto che si propone questa sera è speciale, perché non si tratta di premiare un film di grande tiratura, ma un film di nicchia, un lungometraggio. E un autore che è qui accanto a me, Andrea Segre, che per la prima volta, o per la prima volta non so, forse io penso, si affaccia al grande circuito. E il cinema ha bisogno di dedicare di più, perché il cinema è un'arte nuova, ma che ha bisogno spesso di interpreti, cioè di chi ce li faccia anche guardare meglio. Pare che hanno parlato anche Paolini e Battistoni, comunque anche Valerio Caprara. Si parla di piccole scene, riprese poetiche di Chioggia, le ho virgolettate perché mi ricordavo, e poi si dice anche che il regista artista, perché appunto è un'idea, e quindi la propone in arte, negli aspetti artistici del cinema, promettente. E ancora, un film emozionante e poetico, che parla del problema dell'immigrazione trattato con molta sensibilità. E anche Valerio Caprara, che è nella commissione che ha giudicato poi per attribuire il premio Lina Mangiacapre appunto a Io sono lì, diceva, aveva le premesse per risultare superfluo, e si riferiva a quanti film abbiamo sull'immigrazione, quindi questo stereotipo ormai del nostro tempo, no? E invece dice, il regista lavora molto sul paesaggio, istruendo un rapporto tra il messaggio filmico e il tempo che trascorriamo, con le sue lacerazioni, tutto quello. Do la parola a Titta Fiore, così se vuole lei leggere la anche motivazione. Allora, sì, la motivazione del premio che abbiamo assegnato all'unanimità, voi sapete che le giurie sono un grande gioco, dire, no? È un gioco intellettuale, ma è un modo per un'occasione di confronto e di scambio di idee. Il premio che abbiamo assegnato con grande piacere, appunto, io sono lì di Andrea Segre,
durante l'ultima mostra del cinema di Venezia, che è stata piena di film molto, cosa io ho provato rispetto a questo film. Allora, avete sentito naturalmente che il film parla del tema dell'immigrazione e del confronto di culture, e naturalmente Mimma Sardella ha citato con grande precisione anche proprio i pareri dei miei colleghi e critici, e quindi sapete che c'è una grande attenzione al paesaggio. Io voglio dire che le suggestioni che io sono lì racconta, la storia è molto perdita proprio in termini brevi, voi la vedrete naturalmente, mi auguro che tutte le persone che affollino qua la sala poi dopo passino giù al cinema a vederlo, perché è un film veramente delizioso e delicato e profondo nello stesso tempo, perché dovete sapere che Andrea Segre ha un passato di documentarista molto, molto di grande spessore, e ha saputo mettere in questo suo primo film di finzione, così si chiama, il senso del reale, la realtà, lui lo dice, l'ha detto spesso anche presentando il film, ed è proprio così, il senso del reale, la realtà unita al senso dell'irrealtà, perché il modo di presentare questi paesaggi della laguna, pioggia, le nebbie, la laguna, c'è un passo, una scena molto bella del film in cui la protagonista, questa donna cinese che viene a lavorare in nero in questa osteria, quindi sradicata completamente dal suo mondo, perché naturalmente vuole poi ricongiungersi con suo figlio, una sorta di nuova schiava, sempre così accade ormai con queste in queste situazioni. Lei scrive al figlio e dice: guarda, io sono di fronte al mare, conosco in Italia, di fronte al mare, che chissà perché guardando questo mare italiano mi sembra più piccolo, ed è, qui lo chiamano in due modi, al femminile la laguna. Quando dicono laguna intendono quest'acqua, questo mare fermo, accogliente, tranquillo, e poi c'è il mare che invece lo chiamano al maschile, il mare che invece è sempre agitato e portatore di sensazioni, di tempeste anche emotive, di vento e di, quindi di disparità, di tempeste appunto, ed è una scena molto bella anche di questi contrasti continui che animano sotto traccia i personaggi e la storia di questo film. Allora, c'è da una parte c'è questa donna cinese giovane che ha questo figlio lontano, dall'altra c'è un vecchio pescatore, un poeta lo chiamano, perché è sì pescatore, che viene dall'altra costa adriatica, della ex Jugoslavia, chiamiamoli così. E entrambi sono due grandissimi attori, perché lei è un'attrice cinese che è stata protagonista di un film che ha vinto a Venezia il Leone d'Oro, l'altro uguale, voglio dire, Rade Serbenza, che è uno degli attori slavi più importanti al mondo, che lavora sia in Europa, ha lavorato in Italia ma anche negli Stati Uniti, quindi sono due grandissimi attori, e tutto il cast del film è un cast di grandissimo livello, e questo è un altro dei pregi particolari di questo film, perché è sì un film non blockbuster, come si dice, cioè non di grandi, di grandi numeri produttivi, però è un film di grandissimi attori, perché anche gli attori italiani che ci sono, Battiston, Citran, Paolini, sono attori di grandissimo livello, e qui lo dimostrano naturalmente in maniera egregia. In realtà è un incontro che sulla carta è impossibile, una cinese che non sa quasi parlare italiano, voglio dire, quest'altro, il poeta che sta qui sradicato, chissà da dove viene, quali sono le sue storie precedenti. E si incontrano perché il reale, quello di cui Andrea Segre è esperto raccontatore, il reale è questo, la realtà è che noi abbiamo di fronte tutti i giorni, e questa qui è l'incontro di realtà impossibili che stanno creando il nostro nuovo mondo. Vedete, voi vi ricorderete sicuramente che Venezia ha vinto un film che parla di immigrazione uguale, cioè Terraferma, che è la stessa cosa, perché questo è il tema dei nostri giorni, questo è il tema, e poi sta la sensibilità degli autori a raccontarlo in un modo più forte, più corrusco, più drammaturgicamente come dire, sottolineato, oppure in maniera più della serie. Questo lì ci è piaciuto molto, e devo dire che è vero, è un film non di grandi numeri, perché sapete i film italiani raramente escono con un grande numero di copie, però mano a mano crescono, e poi soprattutto si avvantaggiano del passaparola. È quello che sta accadendo con Io sono lì, che regge nelle sale molto bene, e piace, lui mi diceva adesso ce lo faremo raccontare, Andrea Segre, piace a vari tipi di pubblico, cioè a varie fasce di pubblico, proprio perché ha tanti modi di rapportarsi con la storia e con la realtà con cui ci confrontiamo. È arrivata la motivazione. Sì, però se vuoi la leggo io, perché è piccolissima. Sì. Ok.
è stata stancata, scusate, per aver saputo narrare con poesia. Vi ricordo la giuria, però, che forse non è stata detta al completo. Se vuoi posso. Valerio Caprara, Titta Fiori, Bruno Fornara, Eike Hust, Simone Manso, Andrea Martini, appunto, hanno dato il premio a Io sono lì di Andrea Segre, per aver saputo narrare con poesia e leggerezza una storia di amicizia e solidarietà tra un uomo al tramonto della vita e una giovane donna che sa donare calore con il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo stesso dramma di essere separata dal figlioletto. Due realtà aliene in un luogo che non appartiene a nessuno dei due, due anime che si incontrano con semplicità e che gli altri, residenti e non, separeranno con sciocca crudeltà e forti pregiudizi. Almeno penso che anche incuriosisca, no? Capire come poi si svolge il tutto. Non so se Andrea, non dobbiamo raccontare, certo, infatti, suggerisce solo. E allora, Andrea, come è andata? Come hai deciso di fare questo film? Come hai scelto questo tema? Ma intanto, ovviamente, grazie mille di questo premio, e mi onora molto, e è bello vedere questa sala così piena, e spero che poi la riempiate per vedere il film, perché poi quella è la mia vera parola, insomma. Quello che tu hai detto mi ha fatto molto piacere ascoltarti, perché è molto vicino a ciò da cui è nata l'idea di questo film. Io da 10 anni lavoro con il cinema documentario sul racconto della realtà in cui sono cresciuto, che è il Veneto, e dell'immigrazione. Non avevo mai, tranne un piccolo documentario, non avevo mai incrociato i due territori del mio racconto, no? Perché ho realizzato dei documentari in Veneto, ho realizzato molti documentari sull'immigrazione, soprattutto in Africa e in Est Europa. Mi piaceva cercare di trovare un punto di incontro tra queste due narrazioni e di farlo per la prima volta con un film di finzione, che anche se è veramente un termine terrificante, un film dicono per evitare di dire finzione. Cinema. E l'occasione è stato un incontro reale, perché l'osteria dove poi abbiamo girato questo film è la vera osteria dove io ho conosciuto la vera Chun-Li, che era una donna cinese che è arrivata d'improvviso a lavorare in questo bar che esisteva da 40 anni, dove c'erano pescatori e pensionati che frequentavano quei tavoli da gioco e quel bancone da generazioni, dalla mattina alla sera, come succede in molti bar d'Italia. Dietro al bancone non c'era più un italiano, ma c'era una cinese, e non cambia nient'altro dentro al bar, cambia soltanto, e questo soltanto è tra virgolette, l'oste. Però l'oste dentro un'osteria è tutto, è tantissimo, soprattutto in quelle osterie dove l'oste spesso è donna e gli avventori sono solo esclusivamente uomini. E io ho fatto un documentario sui pescatori a Chioggia 10 anni fa e avevo conosciuto l'oste donna di quell'osteria, che mi aveva raccontato di conoscere le storie di quegli uomini a tal punto che lei sapeva se avevano problemi a letto con la moglie prima della moglie. E questo racconto mi è sempre rimasto molto impresso, e quando dietro quel bancone non c'era più Maria ma c'era Chun-Li, ho iniziato a cercare di capire cosa succedeva dentro quel bar. E non so se Chun-Li si sia mai innamorata di un vero Beppi, perché Chun-Li non me l'ha mai raccontato. So che a un certo punto, insieme alla vera Chun-Li, abbiamo deciso che non potevamo fare un documentario, ma che potevamo raccontare una storia.